A tutti voi buonasera dal TG Maxx. In apertura c'è la cronaca. Un uomo di 40 anni di Colledaro è deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6:30 sulla statale 150 a Canzano. La vittima, Tonino Calisti Bruni, viaggiava sulla sua auto quando, per motivi in corso di accertamento da parte della stradale di Giulianova, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. All'arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare. La casa dello studente di Chieti rischia di trasformarsi in un hotel, vanificando i diritti di chi ha ottenuto le borse di studio. La denuncia dell'associazione universitaria a 360 gradi. Ci sono voluti 15 anni per vedere realizzata la casa dello studente anche a Chieti, sede universitaria, una struttura nata tra mille polemiche solo lo scorso anno e che oggi rischia di trasformarsi in un vero e proprio hotel non più appetibile per gli universitari beneficiari delle borse di studio. La denuncia dell'associazione universitaria a 360 gradi. A realizzare la struttura, costata 5 miliardi e mezzo delle vecchie lire e dotata di 100 posti letto, è stato prima lo IACP, l'istituto che si occupava per conto della regione delle case popolari, poi a seguito della trasformazione di questi enti in aziende per l'edilizia residenziale, se ne è occupata proprio l'ATER, che ha investito dei soldi propri per comprare gli arredi. In ragione di questa spesa extra, l'ATER ha chiesto e ottenuto dalla regione la gestione della struttura, prima assegnata all'ADSU, alla quale ora resta il compito di salvaguardare la finalità pubblica dell'intervento, concordando con l'ATER i requisiti per l'accesso alla struttura e i canoni di locazione. La preoccupazione più grande dell'associazione 360 gradi riguarda proprio gli affitti. Emilio Longhi. I rischi per lo studente sono di avere un edificio sprovvisto di alcuni servizi che noi riteniamo essenziali e soprattutto diciamo, non conosciamo i canoni e appunto i prezzi di affitto che verranno imposti agli studenti. E soprattutto non sappiamo se verrà garantita la finalità pubblica dell'intervento e che quindi diciamo, sarà riservata in maniera prioritaria l'accesso a tali strutture agli studenti beneficiari di borse di studio, quindi agli idonei e quindi solo a quel punto diciamo, all'intera popolazione studentesca. L'associazione chiede quindi alla regione di fare un passo indietro e di riaffidare la gestione della casa dello studente all'azienda per il diritto allo studio. Una bimba di 6 anni è stata investita dopo essere scesa dallo scuolabus oggi in località Remartello di Loreto. La piccola era in compagnia della madre, ma si è allontanata di colpo ed è finita in strada sulla provinciale 18, dove è stata investita da un'auto condotta da una donna di 48 anni che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi alla bimba. La bambina è stata poi trasportata all'ospedale di Pescara ed è ricoverata in chirurgia pediatrica in prognosi riservata. Inizieranno nei prossimi mesi i corsi di primo soccorso organizzati dalla Scuola dello Sport del CONI Abruzzo in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana e con il patrocinio della Regione. Il recente decreto-legge sulla tutela della salute e la prevenzione, entrato in vigore lo scorso 14 settembre, ha introdotto anche obblighi che riguardano l'esercizio delle attività sportive, come la dotazione e l'impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive. Per questo l'assessorato regionale allo sport ha deciso di sostenere la realizzazione di corsi per volontari delle 4 province. Il progetto viene illustrato dall'assessore regionale allo sport Carlo Masci. Noi stiamo passando da un welfare state a una welfare society e vogliamo fare in modo che il territorio possa dare le risposte giuste attraverso il volontariato, ma un volontariato che abbia gli strumenti per poter agire nel migliore dei modi, come diceva Don Marco Pagnello in un'intervista di qualche giorno fa. Oggi bisogna fare volontariato bene perché lo Stato ovviamente diminuisce i suoi interventi anche per la mancanza di risorse, ma deve mettere a disposizione dei cittadini che fanno volontariato gli strumenti per poter agire bene. Noi questo vogliamo fare. E per lo sport in questa occasione lo facciamo attraverso corsi di primo soccorso organizzati dalla Regione, dal CONI e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, che permetteranno a 150 volontari abruzzesi di avere le nozioni necessarie per recarsi sui campi sportivi dove si fa attività sportiva e per dare il supporto necessario per la tutela della salute a quanti fanno sport. Il prossimo impegno, dichiara l'assessore, sarà l'acquisto dei defibrillatori e per questo potranno essere utilizzati fondi europei.
In questo momento storico in cui in Abruzzo sono successi diversi episodi che hanno portato alla morte di persone che facevano sport, noi vogliamo fare in modo che con i defibrillatori forniti ai comuni, forniti alle società, si possano salvare vite umane. Noi attraverso i FAS faremo in modo che ci siano delle risorse che vadano ai comuni per l'acquisto dei defibrillatori, in maniera tale che questo processo sia un processo completo che vorremmo continuare anche con altri corsi dedicati a questa materia. Incendio nella notte in un'abitazione del centro storico di Schiavi d'Abruzzo, dove i vigili del fuoco di Agnone, poi supportati dai colleghi di Vasto, hanno lavorato circa 4 ore per spegnere le fiamme che, sprigionatesi all'interno della canna fumaria, hanno aggredito il tetto, incolumi tutti gli occupanti della casa, 5 persone, 4 adulti e un bambino e un cane. A causa delle temperature rigide, ieri sera la famiglia aveva acceso il camino. Mentre tutti dormivano, il fuoco dalla canna fumaria si è esteso alla copertura del tetto realizzata in legno. Uno dei 4 adulti, svegliatosi, si è accorto delle fiamme e ha fatto uscire tutti i familiari in attesa dell'arrivo dei vigili. Saranno di scena domani sera al Museo dei Navigli a Milano i migliori vini autoctoni abruzzesi. Dopo il grande successo del Chiostro del Bramante a Roma lo scorso anno, le 35 aziende produttrici abruzzesi porteranno i loro vini a Milano, che li accoglierà nel Museo dei Navigli. 2 intense giornate di lavoro, l'una aperta al pubblico, quella di domenica 23, l'altra riservata ai ristoratori, enotecai, distributori, giornalisti, che si svolgerà lunedì a partire dalle 12.30 e presentata come Incontri di gusto, i migliori vini abruzzesi incontrano l'alta gastronomia lombarda. Nicola Dauria, presidente del Movimento Turismo del Vino, così presenta Abruzzo Risera. Continua la nostra opera che il Movimento Turismo del Vino insieme al Consorzio è quello di promuovere il vino abruzzese, ma soprattutto come Movimento del Turismo il nostro obiettivo è quello di far venire il più possibile il numero di persone visitatori nel nostro Abruzzo a visitare il nostro territorio. Quindi speriamo di riuscire con la nostra cartolina del Movimento a invitare e far innamorare le persone lombarde a visitare il nostro territorio. Milano, capitale europea, ponte verso il nord Europa, dunque eccezionale punto di ripartenza, soprattutto in momenti di tanta difficoltà per la nostra economia. Così Tonino Verna, presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. Milano nel 2015 sarà sede dell'Expo mondiale, quindi noi per quella data dovremmo, a mio avviso, e c'è anche molta condivisione sia da parte dei produttori che da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela, del Consiglio di amministrazione del Movimento Turismo del Vino, col quale lavoriamo in ottima sinergia, per fare altri 2 o 3 eventi prima di quello, in modo che noi siamo presenti. Abruzzo Risera è sostenuta dalla Regione Abruzzo e l'assessore politiche agricole Mauro Febo la considera uno dei momenti strategici della promozione dei nostri prodotti. Noi dobbiamo promuovere il vino, l'olio e l'Abruzzo in generale dovunque, fuori dai confini regionali, lo stiamo facendo. A Milano saremo presenti anche fine settimana successivo con un'altra importante manifestazione, poi andremo al Sial di Parigi, poi saremo a Torino con il Salone del Gusto. Insomma, il comparto agroalimentare è l'unico purtroppo che dà ancora segnali positivi, non possiamo fermarci. La maschera di cera che ricopre il volto di Celestino V sta cedendo. La Congregazione per le cause dei Santi ha rilasciato il nulla osta per aprire l'urna e procedere così ad una ricognizione per dare un nuovo volto al santo. Papa Celestino V avrà un nuovo volto. La maschera di cera che ricopre il volto del santo ha in più punti evidenziato segni di scioglimento dovuti sia alla peregrinazione delle sacre spoglie per le diocesi di Abruzzo e Molise avvenuta dopo il terremoto, sia alle elevate temperature e alla vetustà della stessa maschera. Per risolvere il problema, l'arcidiocesi di L'Aquila ha già da tempo avviato il lungo iter burocratico che le leggi ecclesiastiche prevedono al fine di poter rompere i sigilli dell'urna e poter quindi operare sulle sacre reliquie. Ricevuto il nulla osta da parte della Congregazione per le cause dei Santi, l'arcidiocesi sta in questi giorni provvedendo a nominare la commissione che dovrà operare sul corpo del Santo Papa. Durante la ricognizione saranno effettuati tutti gli studi sulla scatola cranica del Santo al fine di poter ricostruire le vere fattezze del suo volto. L'attuale maschera, ricorda in una nota all'ufficio stampa dell'arcidiocesi, fu realizzata infatti con le fattezze del cardinale Confalonieri per omaggiare l'allora arcivescovo a seguito del suo mirabile comportamento durante il secondo
conflitto mondiale. In quel periodo, infatti, si spese in prima persona presso il comando tedesco di stanza in città per salvare diversi prigionieri e presso la Santa Sede per ottenere dagli alleati di risparmiare ulteriori bombardamenti alla città, già provata dal bombardamento dell'8 dicembre del 43. Nel 1944, inoltre, festeggia solennemente il 650° anniversario dell'incoronazione di Papa Celestino V e la città, anche per questo, volle porre il suo volto su quello del santo che tanto aveva onorato. Con il passare degli anni e il progresso della tecnica, è oggi possibile cercare di ricostruire il vero volto di San Celestino, ma la buona riuscita della ricostruzione dipenderà dallo stato di conservazione del cranio. Se non dovesse essere possibile la ricostruzione delle sembianze, l'attuale maschera sarà comunque sostituita da una nuova maschera neutra realizzata o in argento o in resine speciali. La ricognizione, si legge ancora nella nota, sarà inoltre l'occasione per porre sul corpo di San Pietro Celestino il palio donato da Benedetto XVI quando venne in visita all'Aquila dopo il terremoto. Se sarà necessario, si provvederà anche alla sostituzione dei paramenti sacri affinché siano compatibili con il lungo palio. Nel 2013 ricorrerà il 700° anniversario della canonizzazione di San Pietro Celestino, avvenuta il 5 maggio 1313 da parte di Papa Clemente V. Teatro Fenaroli stracolmo ieri sera per il concerto del re dello swing Emanuele Urso nell'ambito del Festival del Jazz Città di Lanciano, giunto alla terza edizione. Se è vero che lo swing non si spiega, si esprime, come diceva Duke Ellington, allora al Teatro Fenaroli Emanuele Urso e la sua orchestra hanno sommerso il pubblico con una valanga di espressività. Il re dello swing, polistrumentista, clarinetto e batteria, si ispira a Benny Goodman e Gene Krupa, interpretando il repertorio delle grandi orchestre bianche in voga negli Stati Uniti negli anni 30 e 40. Teatro stracolmo a Lanciano, con il pubblico entusiasta che si è lasciato trasportare dal ritmo travolgente di brillanti musicisti professionisti. Uno show di impatto, anche scenico, inserito nel cartellone della terza edizione del Festival Jazz tradizionale di Lanciano. L'orchestra di Urso sarà protagonista sul grande schermo nel prossimo film di Marco Risi, Cha Cha Cha, produzione italo-francese BB Film e Rai Cinema, in uscita a dicembre. E per il gran finale al Fenaroli, Drum Boogie. L'Associazione Pro Caduti del Mare ha organizzato per domani alle ore 10 a Pescara una manifestazione in occasione del 35° anniversario della posa del monumento ai caduti del mare. La cerimonia si terrà al Molo Sud, stazione marittima di Pescara. Nell'occasione sarà scoperta anche una lapide alla memoria del pescatore Christian Dell'Osa, morto il 27 agosto scorso mentre era in mare con il suo equipaggio, riuscito invece a salvarsi. Alla famiglia del pescatore sarà consegnata la medaglia di bronzo alla memoria donata dal Presidente della Repubblica al comitato organizzatore della cerimonia commemorativa per l'edizione 2012. E siamo ora alla pagina sportiva. In campo la Serie B, ancora un altro pareggio per il Lanciano, 1-1 contro il Grosseto, decidono i rigori di Sforzini e Fofanà.
Tre partite in sette giorni e Gautieri cambia il Lanciano, in porta confermato Leali, in difesa esordio di Almici sulla destra, Mammarella a sinistra e centrali Aquila ampiamente. A centrocampo torna ad Aversa con Di Cecco e Vastola, in attacco Fofanà perno centrale con Falcinelli e Turchi sugli esterni. Per quanto riguarda il Grosseto, l'ex Checco Moriero sceglie Sforzini, terminale offensivo supportato da Bonanni e Jadid sugli esterni, Olivi tra i centrali di difesa, ex Pescara come altri giocatori del Grosseto. Un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex presidente di Lega e Fabbri di Ravenna. Del tutto insufficiente la prestazione dell'arbitro esordiente in Serie B, fischia l'inizio. Lanciano in attacco, palla in area, palla vagante, Fofanà mette al centro per Di Cecco che viene chiuso dal portiere Bremek in uscita, subito un'occasione per il Lanciano e poi c'è questo tentativo di girata in piena area di rigore, mischia e libera la difesa del Grosseto. Grosseto che risponde subito, traversone a tagliare, colpo di testa di Sforzini, alto di poco, ma è il Lanciano a fare la partita nel primo tempo nonostante quest'altra offensiva dei grossetani. Il traversone da sinistra, Bonanni va ad incrociare con il sinistro che è il suo piede, ma forse da lì bisognava tirare di destro, palla di poco a lato, ecco il Lanciano, Fofanà cede a Mammarella, traversone smorzato, Fofanà va di testa, il portiere Bremek mette sulla traversa, tocca la palla quel tanto che basta, ma l'arbitro non concede l'angolo. Grande occasione comunque per il Lanciano con Fofanà che ha iniziato e terminato l'azione, una palla che arriva da destra in piena area, Vastola per Fofanà, il tiro debole, troppo debole, la parata di Bremek, che comunque un buon Lanciano, punizione di Mammarella da sinistra, Vastola sfiora, ma sfiora soltanto la palla che finisce a lato. Questo è il primo tempo del Lanciano, poi c'è il Grosseto, prova a entrare in area tra due giocatori, Foglio, Vastola lo tocca e lo stende, ma il fallo è fuori dall'area di rigore, l'arbitro Fabbri di Ravenna non ne vuole sapere e concede la massima punizione trasformata da Sforzini. Eravamo al terzo minuto di recupero nel corso del primo tempo, Lanciano 0 Grosseto 1, il gol di Sforzini su rigore inesistente, la punizione sì ma il rigore no. Nel secondo tempo comunque il Lanciano ci riprova ancora con Mammarella, girata su punizione alta di poco, un Lanciano un po' meno convinto ma un Grosseto che si chiude di più, ecco ancora dal limite dell'area prova a entrare Vastola e qui c'è il fallo da rigore, spallata di Del Vecchio che non si sposta, Vastola è anche furbo, ottiene il rigore e così realizza il suo primo gol in Serie B, Mohamed Fofanà facendo centro, 1-1 tra Lanciano e Grosseto con due calci di rigore, entrambi se vogliamo discutibili, ottenuti con furbizia dalle due squadre. Ancora il Lanciano che ci prova adesso a vincere la partita, la squadra di Gautieri, qui un tiro fuori misura di molto a lato, a poche occasioni da gol il Lanciano, Vastola, crampi per lui, una delle sostituzioni operate da Gautieri, torna in campo Paghera al posto del numero 17. E poi il Grosseto che prova un'incursione su calcio da fermo, come in questo caso la palla in area, ancora Sforzini, sempre lui, palla che finisce alta. Il Lanciano ancora un lungo lancio, questa volta viene trattenuto Falcinelli, calcio di punizione, l'arbitro Fabbri di Ravenna dice invece di no, poi le scaramucce tra i giocatori, ma bisogna dire che l'arbitro ne ha azzeccate ben poche. Finisce qui la partita, il Lanciano ancora non riesce a vincere la prima in Serie B. Mister Gautieri, è tornato un buon Lanciano, sempre con i limiti sui quali lei sta lavorando, ma anche qualche passo in avanti in più rispetto alle precedenti apparizioni. Ancora una volta si rimanda l'appuntamento con la vittoria e questo è un peccato. Ma il buon Lanciano a mio avviso è sempre stato, tranne i 20 minuti di Cittadella. Oggi abbiamo giocato contro una squadra ben messa in campo, una squadra di fatto a mio avviso anche per puntare a qualcosa di importante. La mia squadra ha fatto la partita, ha creato tantissime occasioni il primo tempo dove non siamo stati bravi a concretizzarle. Mi ha preso gol nell'ultimo minuto del primo tempo, lì ci poteva un pochino spezzare le gambe, però la squadra penso che il secondo tempo sia entrata in campo, tranne i 10 minuti ha reagito, ha creato, abbiamo fatto gol, potevamo raddoppiare. Devo dire che sono molto contento per come ci siamo espressi, è normale che mancando la prima vittoria spero che arrivi presto, ecco. Allora, Francesco Moriero, non posso dirle ben tornato a Lanciano perché si è giocato a Pescara, comunque buona prestazione, Grosseto ha anche sfiorato qualcosa di importante.
Sì. Stiamo avendo dei margini di miglioramento incredibili, la squadra incomincia a giocare, a fare comunque la partita, a dettare il ritmo, abbiamo fatto un'ottima partita, gioco espresso bene, magari un po' meno cinici rispetto alle altre volte in aria, abbiamo avuto un paio di occasioni nel contropiede, però io credo che sia stata una partita interpretata bene da tutte e due le squadre. Noi siamo riusciti ad andare in vantaggio per bravura, per fortuna sul calcio di rigore, abbiamo cercato di sfruttare questo vantaggio e abbiamo giocato secondo me da grande squadra, non si è riusciti a vincere, però fa parte del calcio, si affrontava comunque una squadra che aveva fame, una squadra che voleva far bene. Non era facile, però la squadra ha interpretato bene la gara. Un calcio di rigore contestato che ha portato il Lanciano in svantaggio. Poi peccato mister, ma lo devo dire, proprio sul calcio di punizione all'ultimo minuto, calciato da Mammarella e l'arbitro che non fa giocare. Indispettiscono questi atteggiamenti, senza fare le vittime, per carità. Ma io dico, bisogna avere rispetto per chi opera, per chi arbitra, per chi gestisce la partita, perché non è facile. C'è un regolamento, dicono, il regolamento dice questo, il regolamento dice che se c'è il rigore bisogna darlo, il regolamento dice che il rigore su Fofana però non è stato dato a Cittadella. Ognuno ha il suo modo di pensare, l'importante è che le regole poi vanno rispettate sia per uno che per l'altro. Noi non chiediamo nulla, non vogliamo niente, vogliamo vincere sul campo, ma sicuramente però vogliamo anche vogliamo essere rispettati come noi rispettiamo tutti, ecco. È stata anche la partita degli episodi, un rigore per parte, come li valutiamo? Beh, gli episodi fanno parte del gioco, molte volte sono positivi e molte volte anche negativi, per cui io mi aspetto soprattutto di far gol nella fase di gioco, le abbiamo avute le occasioni, non le abbiamo sfruttate, poi nel calcio si sa, un episodio può condizionare la gara. Secondo me è successo oggi, però dobbiamo anche dire che abbiamo giocato contro una buona squadra e nel calcio, ti ripeto, gli episodi vanno accettati. È tutto, vi ricordo che i servizi e approfondimenti sono disponibili sul sito tgmax.it, la nostra informazione torna come sempre domani, domenica, con il TG7. Grazie per essere rimasti con noi, buona domenica a tutti.